parceira. Estou muito contente de ser aqui e digo para o primo que o Rio Italiano não é mais extraordinário. Não posso aqui dizer com qualquer licença que é stata uma volta, però eu vissuto per praticamente 10 anos em Bologna, però oltre 10 anos sono tornato in Brasile, quindi l'italiano va via pian piano e mi dispiace molto e vi chiedo anche di avere pazienza perché qualche volta sicuramente avrò degli errori che userò in modo improprio nelle parole. Voglio prima innanzitutto presentarmi, infatti abbiamo cominciato a collaborare, ci conosciamo ancora poco e nonostante la pertinenza del nostro lavoro, io vengo dall'Università Federale di Minas Gerais, che è un'università che sta a Belo Horizonte, e dentro il sistema federale, che è il sistema più grosso di università in Brasile, e siamo tra le più grosse e più espressive università, non lo dico io, sono i dati che lo dicono. Dentro l'Università Federale io mi occupo di due cose apparentemente molto diverse tra loro, ma che per me curiosamente hanno delle vinculazioni possibili. Io faccio parte del Centro di Studi Europei, che abbiamo creato da 3 anni a questa parte, e quindi per questo sono qua con Giuliana, stiamo cominciando a sviluppare progetti assieme in questo Centro di Studi Europei. E mi occupo anche di minoranze indigene, no? Vengo da un lavoro da quasi 15 anni da quando tornato in Brasile, lavorando con i popoli indigeni, che è in verità una continuità del lavoro che ho svolto per quasi 10 anni in Italia con le minoranze interne e in particolare con gli zingari. Io mi sono occupata di zingari sia nel lavoro da educatrice e da antropologa, ma anche per la mia tesi di dottorato, che ho fatto all'Università di Bologna con il professore Andrea Canevaro. Devo dire che mi sento molto a mio agio perché la sensibilità e il modo come si parla di politica scolastica in Italia e in particolare in Emilia Romagna non è che mi trovo bene, mi ha formato il mio dottorato, quindi fare eco delle cose, dei valori, dei modi di fare con i quali mi trovo profondamente d'accordo e ci lavoro tuttora in questi tempi. Quindi ho portato dall'Italia in Brasile questa esperienza, adesso porto dal Brasile in Italia quello che posso dire di quello che stiamo facendo. Io sono stata seguita anche dall'esterno, perché non ero un pedagogista, ero un antropologo, da Leonardo Piazzelli, che non so se conoscete, è il più noto antropologo italiano che si occupa di zingari. Infatti il libro della mia tesi è stato pubblicato sotto la colonna diretta da Piazzelli Fascismo. Quindi tutto questo tanti anni fa, ma è da questo, diciamo, questo è il mio punto di partenza, no? Cosa ho voluto dire? Prima ho lavorato sui bambini delle favelas in Brasile, al master, poi ho dottorato sugli ragazzini zingari qui in Italia e poi tornato in Brasile e sono andata alla realtà indigena. Quindi questo tipo di diciamo così, percorso pieno di novità. Quello che proverò a fare, alla fine mi sono decisa un po', mi sono permessa un po' di non portarvi una riflessione completa, chiusa e strutturata, e più che altro portarvi le riflessioni che sono molto recenti rispetto ai tentativi e agli esperimenti che stiamo facendo in Brasile con questo percorso di formazione di indigeni, no? Di popoli indigeni, chiamati qui in italiano in modo curioso indios, non degli indios. Perché mi sembra che ci siano degli spunti per quello che possiamo ragionare sul modo di approcciare e pensare alle minoranze, no? Quindi proverò a parlare di esperienze, 3 esperienze diverse, 3 momenti diversi e vi inviterò a ragionare in modo parallelo, come se io parlando di loro invece cerco di proiettare sulla realtà europea ed italiana in particolare quel tipo di strutture, di possibilità di sperimentazione che stiamo cercando di fare con gli indios in Brasile, no? Perché appunto in Brasile sono una minoranza nonostante autoctoni, no? Nonostante la gente che è stata per primo e la legge in Brasile riconosce la condizione degli indios come anteriore allo Stato, questo è il principio dell'indigenato dal punto di vista giuridico, che vuol dire che loro hanno dei diritti che precedono ancora lo stesso Stato brasiliano, no? Nonostante questo sono oggetto di una violenza istituzionale e anche sociale molto pesante. Quindi come avere a che fare con questo tipo di minoranza ci insegna moltissimo su come avere a che fare con minoranze in generale. Io comincio a leggere un po' per riuscire a controllare il tempo, però dopo nella
ideia sarebbe questa: io vi presento quello che ho fatto, sto facendo e ci stiamo progettando per fare in futuro in Brasile, come una idea parallela di quello che si potrebbe fare in Europa, no? In Europa e in Italia in particolare. Quindi la diversità è sempre stato un elemento presente nel mio percorso di lavoro e ricerca, e ho imparato a fare alcuni ponti, costruire alcune articolazioni che mi sembrano utili per chi deve avere a che fare con le molte diversità come dato quotidiano e ricorrente nel proprio ambiente lavorativo. Il tema dell'integrazione dei paesi dell'Unione Europea e della presenza delle minoranze nazionali mi sembra un tema che richiama fortemente il bisogno di riflettere sulla diversità e sui modi di conoscere che abbiamo disponibili per orientarci in questi percorsi di conoscenza. In termini di esperienza docente e di formazione degli insegnanti, credo che la sfida che si pone per un paese come il Brasile, che è considerato un paese mega diverso, sia da un punto di vista naturale, sia da un punto di vista socioculturale, abbia delle risonanze con la necessità di formare le giovani generazioni riguardo all'orizzonte più ampio dell'Europa. La diversità degli stati nazionali che compongono l'Università Europea evoca e può essere arricchita se si considera anche la diversità interna ad ogni Stato, ossia le cosiddette minoranze nazionali. In Europa si parla di tutela di minoranze culturali e linguistiche, c'è dal 1995 una convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, chiamate minoranze autoctone, e in Brasile abbiamo invece, per citare alcuni elementi normativi, un inventario nazionale dei riferimenti culturali che si occupa. Un inventario nazionale della diversità linguistica, quindi abbiamo strumenti normativi e politiche culturali rivolte a promuovere i diritti e il riconoscimento delle minoranze. Nonostante i dispositivi normativi ai quali ho fatto soltanto un accenno e le politiche che sono implementate con maggiore o minore incisività a seconda dei paesi e dei periodi, i rapporti con le minoranze rimane ancora tuttora un tema difficile e ancora più arido in tempi di crisi economica. In Brasile poi il concetto di minoranza e maggioranza non è adeguato per esprimere le nostre esigenze sociali e la nostra configurazione storica, ma questo è un altro problema. Partendo da questo inquadramento, vorrei proporvi una riflessione sui modi di conoscere l'altro e di portare i ragazzi a scuola a questo tipo di processo di conoscenza di gruppi sociali poco rappresentati o resi invisibili, partendo da tre esperienze che ci mettono in posizione in modo diverso riguardo a quest'altro da conoscere. Posizioni diverse nello stesso rapporto di conoscenza. La proposta è tentare di rendere espliciti alcuni orientamenti che possono essere in qualche modo dispiegati a partire da un riferimento più ampio, quale che quello della ricerca etnografica, un stile di investigazione che mette il ricercatore a diretto contatto con l'altro, che impone di conoscerlo in esperienza diretta, implicando la sua stessa persona. Prima però, per avere un inquadramento sul tema delle minoranze in Europa, ho trovato un utile riferimento in alcuni testi che trattano del principio della pluralità e della diversità presenti nelle normative giuridiche europee. Rivedere alcune considerazioni in merito alle normative e principi che regolano le minoranze nell'Unione Europea mi riporta al lavoro di Ulrich Quercia, non so se conoscete Ulrich Quercia, una docente a Roma, e quindi ho portato qui due estratti di un lavoro che ha fatto lei, qui dà un po' il quadro di cosa vuol dire le minoranze per l'Unione Europea. No? Un primo aspetto fondamentale è che il tema della tutela delle minoranze, come oggi viene trattato sotto un orientamento, è cambiato, no? Come oggi viene trattato sotto un orientamento giuridico e politico. Effettivamente oggi assistiamo ad una costante reinterpretazione del tema delle minoranze nazionali sotto il profilo del pluralismo, e per me questo è un termine importante, l'idea di pluralismo, no? E della diversità culturale, considerati valori indispensabili per tutta la società, sia la maggioranza che la minoranza. Il pluralismo culturale costituisce una delle manifestazioni più tipiche e indenunciabili degli ordinamenti democratici contemporanei e uno degli obiettivi della politica comunitaria. L'articolo 151 del Trattato di Amsterdam, infatti, dopo aver sancito che la comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale, e incoraggia la cooperazione tra gli Stati,
e dispone che nello svolgimento delle altre politiche delineate nel trattato essa tiene conto degli aspetti culturali, in particolare al fine di rispettare e promuovere le, la diversità delle culture. Quindi l'ordinamento giuridico c'è. No? E, un secondo tratto, l'obiettivo del pluralismo viene consacrato inoltre anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000, allorché attanto al principio della, di non discriminazione sulla base, tra l'altro, dell'origine etnica, della lingua, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, è sancito il rispetto da parte dell'Unione della diversità culturale, religiosa e linguistica. Il concetto del pluralismo ha dei riflessi su diversi istituti giuridici, come ad esempio la sovranità statale, i diritti umani e con questi anche i diritti delle minoranze. E lo più da una prospettiva del mantenimento e dello sviluppo dell'identità. La peculiarità di queste ultime tendenze sta nell'elevare il tema delle minoranze a patrimonio di tutta la società, in quanto la questione della protezione delle minoranze diviene un caso speciale del principio pluralistico la cui portata è universale e non particolare. Quindi credo che l'inquadramento da un punto di vista dell'ordinamento e della, da un punto di vista programmatico, no? Della, dell'Europa pensata nell'insieme, no? Degli Stati membri e della partecipazione di ogni Stato, l'idea di un pluralismo, del principio del pluralismo come qualcosa di portata universale mi sembra molto importante, però non so se siete d'accordo, difficile da capire. E mi sembra anche che se ne parla poco. Non è un principio che tutto il periodo che sono stata in Europa e poi più volte sono tornata in tutti questi anni, non si sente parlare molto di pluralismo come principio. No? È qualcosa un po'. Mi è sembrato questo quindi il punto di partenza, un punto di partenza abbastanza interessante. Quindi solo una nota che è importante. La maggior parte delle Costituzioni europee non contiene specifiche disposizioni riferite alla tutela delle minoranze, limitandosi a vietare discriminazione a causa della lingua, della razza e della religione. Alcune Costituzioni prevedono tuttavia garanzie a favore delle minoranze, ma con previsioni volte per lo più a regolare l'uso della lingua minoritaria accanto a quella ufficiale. Infatti non c'è riscontro nell'ordinamento giuridico di ogni Stato. Ecco, tenendo questo frame, cercherò di esemplificare tre possibili posizioni di conoscenza attraverso tre esempi di ricerca e attività che ho condotto all'università, a volte da sola, a volte in equipe. L'esplorazione delle posizioni prende l'ispirazione dalla revisione costante che è stata fatta lungo gli anni della posizione dell'etnografo nei confronti dei soggetti con i quali lui o lei si incontrava sul campo. Quando dico lungo gli anni mi riferisco, per chi sicuramente voi avete qui della buona formazione antropologica e sociologica, dal 1922, quando Malinowski per la prima volta ha parlato di ricerca etnografica, a 2002, e mi riferisco a un articolo di un noto antropologo brasiliano, Eduardo Ribeiro de Castro, che non so se è qualcuno dire un attimo, quando lui pubblica un articolo che ormai è tradotto in inglese, Il nativo relativo, che c'è su un giornale online, di accesso libero, si chiama How, che sottotitolo del giornale presenta un po' questo tipo di orientamento a cui sto facendo riferimento, non lo scorrerò più di tanto, ma l'idea è di produrre delle teorie etnografiche. How è un journal of ethnographic theory. Quindi l'idea è che la teoria etnografica non è solo la teoria dell'antropologo, però non è solo neanche il pensiero del nativo. Quindi questo insieme di riferimenti che stanno dietro alla riflessione che vi propongo. Quindi, per usare le parole di Ribeiro de Castro, se l'etnografo, consapevole dei suoi vantaggi politici sull'altro soggetto o sul soggetto altro, con il quale lui ha a che fare sul campo, però capendo che non ha differenza epistemologica nei procedimenti che ambedue usano per esprimere ognuno il proprio mondo, non mi soffermo a spiegare più di tutto, però non si trattano di versioni diverse di uno stesso mondo, però procedure epistemologiche per esprimere ognuno il proprio mondo, viviamo in mondi diversi, no? Quindi se l'etnografo
può sa di questo, quindi può rinunciare a questo vantaggio e cerca di simmetrizzare le posizioni. No? Quindi sarebbe questo tentativo di simmetrizzare posizioni, le produrre conoscenze, che ha dei richiami su altre discussioni che non ci interessano qui, come quella fatta da Bruno Latour sull'etnografia, su questo tentativo che vorrei esercitare nel presentare e riflettere sulle tre situazioni di ricerca e lavoro. Quindi l'idea di orizzontalità o di simmetrizzazione della posizione nei confronti dell'altro quando si cerca di produrre conoscenze e soprattutto quando quello che c'è in gioco è la conoscenza dell'altro. Allora, la prima esperienza sulla quale vorrei parlare, ovviamente, è l'esperienza che ho fatto in Italia con i sintomi di anni. Qui vi chiedo il permesso molto speciale di presentare una fotografia che non sarebbe moralmente giusto farlo, perché sono persone che non sono più i due adulti e questo non si fa tra i zimbeli, no? C'è un divieto di circolazione dell'immagine quando le persone non ci sono più. E io avevo proprio sentito il bisogno di, anche in un certo senso affettivo, di far riconoscere con chi sono stata e la copia di insieme che mi hanno tenuta dentro la famiglia nel periodo in cui avevo fatto le mie ricerche sul campo. E qui la ragazzina Morena, allora nipotina, che lei a questo punto sì, lei adesso è una persona adulta, una donna. Quindi sono un momento adesso vi parlo dell'esperienza con loro. Io sono stata a fare la ricerca sul campo a Bologna lungo oltre 5 anni. L'ipotesi iniziale della ricerca evidenziava l'idea della inclusione e integrazione presente nella normativa, nei discorsi e nelle pratiche educative a scuola e in altre istituzioni. La presenza dei bambini zingari nelle scuole pubbliche italiane, che ha ricevuto trattamento specifico con leggi, normative e programmi di intervento a più livelli fin dagli anni 80 e 90, rivelava invece una situazione più specifica che non quella idea di inclusione, integrazione come era previsto nella normativa. Cioè, cosa la tesi di dottorato, cioè la ricerca sul campo mi ha fatto capire, no? Che la situazione era più specifica e che si può capire soltanto se si assume la prospettiva degli zingari stessi e del loro mondo. Che la scuola significava una situazione di totale immersione dei bambini e delle bambine nel mondo non zingaro, con tutte le contraddizioni e conflitti che da secolo caratterizzano i rapporti tra questi due mondi. La scuola per i bambini e per le bambine significava innanzitutto questa immersione e la necessità di gestire i rapporti in un quadro di così accentuato e continuato contatto. Forse il messaggio più forte che ho imparato è che il mondo degli zingari, nonostante interno al mondo dei non zingari, perché come gruppo etnico loro emergono in Europa, quindi sono da considerare un popolo europeo, non esistono zingari in altri paesi del mondo che non quelli che sono emersi qui e di cui sono andati in altre parti del mondo, no? Però non sono percepiti come europei, curiosamente, no? E nonostante siano interni al mondo degli altri, loro vivono in un regime di assoluto controllo della separazione. E la scuola introduceva una enorme novità, che è la necessità di essere a contatto continuato senza il controllo, perché nella scuola non è possibile che i bambini avessero il controllo della relazione, mentre tutte le altre situazioni di contatto del mondo non zingaro, nel mondo non zingaro, loro stessi definivano le modalità, il tempo, la durata e lo scopo di quella relazione. No? Quindi questa era la grossissima novità. Essere a scuola era una novità per le generazioni. Io ho frequentato le prime generazioni che si scolarizzavano, quindi non avevano come accedere a strategie costruite dalle generazioni anteriori, perché queste non conoscevano la scuola, e quindi erano le generazioni che si stavano costruendo questi modi di vivere e di continuare a gestire i rapporti con i non zingari come lo facevano da sempre, però in una situazione del tutto nuova, quale è quella della frequentazione di una scuola pubblica assieme agli altri ragazzini italiani. E, i passi della tesi, no? Per riuscire ad arrivare a questo, io ho avuto la necessità di conoscere i bambini e le loro famiglie. Prima nel campo nomadi, io ho passato
2 anos sem andar à escola, ho passato 2 anos frequentando a comunidade e o loro contato já no campo, principalmente, que eu não tenho a ocasião de contato com altre famiglie disperse sul territorio, sono andata fuori, andata a vari posti. Sì. E qui è importante, dopo 2 anni, che finalmente, essendo molto impadronita, no, e anche nel senso più stringente, incorporata l'esperienza di convivenza con loro, è che sono andata a osservare scuola. Io non ho dichiarato immediatamente, perché i ragazzini in scuola che facevano ricerca su Insider, è un problema anche del tipo di rapporto già molto carico di preconcetti, quindi io ho dichiarato a tutte le maestre che lo sapevano, che era una brasiliana, però anche un'altra esterna, interessata a conoscere la scuola italiana e quindi osservavo le classi perché era interessata a conoscere la scuola italiana, no? Perché il modo come gli stessi ragazzini Zinder, invece di Zinder sono sinti, hanno voluto rendere visibile la mia presenza e il nostro rapporto era già per me importante per capire come si sentivano loro. Quindi a seconda delle classi io lasciavo che loro stessi scelsero o non dicessero chi erano e cosa facevano, se loro mi conoscevano o non si conoscevano. Caso è successo che loro hanno ripetuto le strategie, non dichiaravano di conoscere e parlavano come sulle scuole al campo, perché è un modo di poter muoversi con più una certa diplomazia, una certa furbizia. No? Quindi qui è importante risaltare il processo di conoscenza che passa per questa paziente costruzione della convivenza nella vita quotidiana. E mi sa che è stato detto qualcosa qua all'inizio. Sì, in questa idea che la conoscenza non può essere costruita né di fretta né nella stessa contatto, no? Quindi la convivenza nel campo mi ha permesso di conoscere da vicino la permanente tensione esistente tra i due mondi, quello degli zingari e quello del gage, che è un modo come chiamano i zingari. E quindi una volta osservando la scuola ho potuto cogliere e sono potuta arrivare alla percezione della necessità dei bambini di gestire le relazioni in quel luogo sui generis che è diventato la scuola, un luogo di contatto intenso e continuato con i gage. Negli anni 90 ci trovavamo davanti alle prime generazioni di bambini giovani che procedevano regolarmente alla frequenza scolastica, quindi io non ho dati attuali, ho consultato la pagina dell'opera Nomadi e ho visto dei documenti del 2005, quindi 10 anni dopo circa, ma immagino che pochi tra loro siano arrivati ad esempio all'università ai giorni d'oggi. Qualcuno ha notizia? Qualche esempio dell'università? Sì, sì, qualcuno. Dall'epoca c'erano soltanto alcuni di Pesaro, però. Quindi le strategie di conduzione delle attività didattiche a scuola da parte dei bambini, dicevo questo perché ho visto sul documento dell'opera Nomadi c'è un elenco di difficoltà di apprendimento, cioè, no, niente a che fare con come i bambini vivono a scuola e qual è il problema delle relazioni ad essere costruite a scuola, c'è il problema di difficoltà di apprendimento e di abbandono, no? Anche di abbandono come uno dei problemi poi legati all'apprendimento. Invece quello che ho cercato io di descrivere, io le ho chiamato le strategie di conduzione delle attività didattiche a scuola. Se io devo gestire una relazione, io devo dare una strategia per condurre questa relazione. Dopodiché imparare o non imparare faceva parte di questo quadro più ampio, no? E queste strategie rispecchiavano i diversi modi come le famiglie gestivano i loro rapporti con la società non zingara. Questa è stata una percezione che ci è voluto del tempo per costruire, no? Questo però non accadeva in modo molto ostensivo, cioè l'enunciazione, dire questa cosa, no? L'enunciare questa idea rende più evidente di quanto non fossero di fatto nell'ambiente ad un sguardo immediato ed abituato alla scena quotidiana della scuola. Quando guardo il bambino zingaro a scuola è come un altro, non è che vedo io, guarda, lui ha una strategia, guarda come fa diverso, non fa diverso. Potrei dire che in questi termini erano strategie invisibili per la maggior parte della gente, ovviamente invisibile per gli stessi maestri, no? Ciò che emergeva era la difficoltà, cioè ciò che era visibile era la difficoltà dei singoli bambini a scuola e nella grande maggioranza, non di tutti, però la grande maggioranza aveva difficoltà a scuola. Per arrivare a questa percezione è stato fondamentale che io avessi prima frequentato il campo Nomadi dove risiedevano i bambini, infatti l'ho fatto per più di 2 anni
paralelismo delle strategie, quelle familiari e quelle dei bambini a scuola, si è rivelato molto lentamente dopo che moltissime situazioni di confronto che richiedevano un'adeguata gestione dei rapporti mi hanno permesso di identificare questa configurazione. Quindi c'erano le strategie di chi si straniava del tutto e si chiudeva nel suo compito specifico, siccome sono bambini che hanno problemi, quasi tutti loro dicevano delle attività diverse riguardo il gruppo, no? Il gruppo classico. E quindi c'erano dei bambini che portavano avanti il loro compito specifico e non sapevano nulla di questo, di quello che succedeva, che venivano di famiglie che nel confronto del mondo dei non zingari avevano questo atteggiamento di assoluta chiusura e quindi quando c'era la dormita degli interstizi e molto chiuso proprio dentro il mondo zingari. C'era chi invece portava avanti il suo compito, ma seguiva le attività della classe, anche se non era previsto e neppure sollecitato che questo fosse fatto. C'erano dei ragazzini che lui faceva il compito lei e guardava quello che faceva mai sul compito, e poi tornava sul compito e poi rispondeva a quello che gli altri. Continuava sul suo compito e poi aveva finito su, ne aveva un altro per aiutare lui. Cioè faceva questo via vai tra il suo mondo e il mondo degli altri, che erano tutti quelli attorno a lui, certo. Vi accorgete che è quasi come nella classe c'era una riproposizione del rapporto zingari non zingari. E c'era anche quelli che si immergeva in modo invisibile, i bravi ragazzini zingari a scuola non dicono di essere zingari, ma sinti, non rivelano di essere sinti, tenendo per sé il dato della propria appartenenza e anche in un caso si dissentendo quando questa appartenenza è stata diventata esplicita. La ragazzina proprio si era avviata, si è messa sotto la parola della maestra un giorno che qualcuno ha dato e gli ha detto che era una sinta, era brava però era una sinta. Rivedendo la situazione oggi, a distanza del coinvolgimento intenso che ho vissuto nella ricerca, cerco di rivisitare la cena, o le situazioni da un punto di vista del tipo di esperienza che una tale configurazione rendeva possibile, o ancora dell'approccio alla diversità che era reso possibile in quel contesto. Trattasi di un modo di conoscere che presuppone un'approssimazione all'universo dell'altro, di un altro gruppo sociale, però a cominciare dagli spazi comuni, da ciò che si condivide nel contesto urbano, per poi andare a conoscere questo gruppo in una scuola che è condivisa da tutti, anche se in modi molto diversi. Infatti Floriano De Bar, che era questo signore, quando era chiamato a parlare in pubblico per spiegare come lui percepiva le zingare riguardo gli altri, lui affermava: noi siamo come voi, i nostri figli vanno a scuola. Quindi qui lo spostamento è sull'ambiente dell'altro e è sempre alternato con il ritorno, veloce e sempre alla portata di mano, al mondo di appartenenza del ricercatore. E la natura stessa dell'esperienza indagata in questo caso aveva questa caratteristica, no? Quindi quello che capisco oggi è che per me è stato anche persino comodo fare questo avanti e indietro. Gli stessi zingari mi davano il supporto perché loro capivano molto bene questo andare e venire dal mondo dell'altro, no? Vi devo dire che non è solo un caso delle ricerche che si fanno e rimangono chiuse in università, no? È il modo come nel processo stesso di ricerca cos'è che si costruisce oltre a prodursi una tesi, no? Che è diverso da quello che adesso succede in Brasile. E non basta, io vedo che è un problema con il modo come viene pensato l'insieme dei rapporti che si costruiscono in un percorso di ricerca. E quindi non si va oltre. Abbiamo dichiarato, abbiamo visto, abbiamo scritto, ho lavorato con le consulenti, abbiamo parlato di tante cose, vent'anni dopo. E quindi la seconda esperienza invece è già il mio rientro in Brasile, mi ha portato a vivere spostamenti di un altro tipo con altre implicazioni. Qui è una serie di, chiamato qui, una serie di lavori che ci sono, nei quali sono coinvolta, e lascerò uno di quelli perché ci sono tante le immagini che ormai preferisco lasciare così. Io in Brasile lavoro maggiormente con due tipi di popolazione indigena. Una che è di lungo contatto, che
La popolazione Yanomami di questa fotografia che vedete lì, i Yanomami sono stati contattati negli anni 60, attorno al 1960, e quindi vivono nell'Amazzonia, tuttora dentro la foresta, e probabilmente qualcuno di voi ha avuto già sentito parlare di Davido Penao Yanomami, che è un leader, un sciamano Yanomami, un leader molto conosciuto, è stato all'ONU, ha già fatto delle presenze internazionali molto significative. Quindi io ho questi due riferimenti. In Brasile uno dei temi più rilevanti riguardo alla diversità diviene negli ultimi 20 anni quello della cosiddetta educazione scolastica indigena. Dalla Costituzione del 88 e dalla legge quadro dell'educazione nazionale del 96, i popoli indigeni in Brasile possono tenere le loro scuole nei loro propri territori con maestri indigeni e con curriculum e pratiche didattiche specifiche. Quindi conoscere in questo caso ha significato spostarmi completamente sul loro territorio e vivere anche a distanza completa della vita urbana e completamente lontana dai riferimenti propri del mondo della ricerca. La scuola per gli indios è stata prima chiamata scuola per gli indios, quando esisteva il servizio di protezione degli indios e loro erano come un pezzo di natura ad essere protetti. È stato il primo ente brasiliano, si chiamava SPI, e si parlava di scuola per gli indios. Poi c'è stato un periodo, quando è stata creata la Fondazione Nazionale degli Indios, che si parlava della scuola degli indios, no? Fatta dentro le terre indigene per loro comunque. E adesso proviamo a lavorare a scuola con gli indios, no? Quando partecipano loro stessi alle formulazioni dei programmi e diventano maestri e insegnanti nei loro villaggi. In questo terzo momento della scuola, che è quello che lavoriamo adesso, l'esperienza di fare la formazione di maestri e insegnanti indigeni in modo continuato è quella che ha segnato gli ultimi anni di lavoro mio. Trattasi di un corso offerto per la prima volta come una classe specifica iniziata nel 2006 e poi è diventato corso di offerta regolare annuale fin dal 2009. Fin dal 2009 noi riceviamo studenti indigeni regolarmente delle nostre università, nella UFG. Quindi ogni anno concludiamo e facciamo la diplomazione di 35 giovani indigeni e ogni anno ingressano 35 nuovi studenti indigeni. Il progressivo spostamento di posizioni tra colleghi e di diverse aree disciplinari, in particolare quelli di matematica e scienze, che sono oggi quelli a proporre loro stessi una revisione del curriculum del corso in modo da avanzare nella proposizione della interdisciplinarietà, merita di essere riferito. Qui, per essere più veloce, all'inizio, quando è diventato un corso di offerta regolare, abbiamo dovuto chiamare che partecipassero docenti di tutte le aree, quindi persone che erano laureate in matematica, in fisica, in chimica, in storia, in geografia, per insegnare gli indios, no? E di solito chi conosce gli indios sono quelli che sono laureati in antropologia dentro le scienze sociali. Quindi all'inizio abbiamo avuto un disegno di lavoro molto duro. Quelli della matematica volevano insegnare matematica, infatti il curriculum è tutto matematico. Quello della fisica volevano 5 anni solo per la fisica, noi volevamo 5 anni per formare un percorso più interdisciplinare. Però quello che ha, vado un po' più veloce, altrimenti vado quello che ha più fatto differenza è il fatto che il corso, per riuscire a non ritirare i giovani indigeni del loro villaggio, per poi riportarli alla fine dell'università, corso funziona 5 settimane per semestre dentro l'università intensivamente e poi i docenti universitari vanno ai villaggi a tenere lezioni per i ragazzini nei villaggi, no? E questo spostamento, cioè il fatto che loro dovessero andare a svolgere le loro funzioni docenti dentro i villaggi, no? Per cui la professoressa di matematica che voleva conoscere diversi sistemi di misura, piuttosto di domandare a loro davanti a lei, dentro l'università, è andata là a vedere quello che succedeva nei villaggi, pian piano questo contatto ravvicinato ha portato questi colleghi a pian pianino spostare il loro atteggiamento e loro oggi sono loro stessi che ci chiedono di mollare il programma disciplinare e entrare in una proposizione transdisciplinare. No? Quindi avete capito quello che sto cercando di mettere a luce, no? Cioè il fatto che pian piano ho dovuto tenere pazienza, abbiamo
sarà il caso che parleremo di alcune cose, però tenete conto, scienze e matematiche dentro di là, così le cose si sono cambiate, no? Un terzo momento dell'esperienza invece, perché qui siamo ancora a scuola, siamo ancora a parlare di formazione insegnante, siamo ancora, diciamo così, con dei frame che ci lasciano un po' ancora più tranquilli. Invece il terzo esperimento è quando siamo riusciti a fare delle proposizioni che spostavano non solo i luoghi, ma anche gli approcci stessi a quello che volevamo fare. Abbiamo fatto una prima esperienza nel 2012, in cui abbiamo invitato dei conoscitori tradizionali, dei saggi tradizionali, dei maestri indigeni, di 16 etnie diverse, e ci siamo riuniti in un posto vicino a Belo Horizonte, quindi non la città, quindi un posto in cui loro si riconoscevano che era appunto simile a questo qua, e le nomi che sono arrivati, prima cosa qui ci sono i nostri sciapiri, qui possiamo parlare sul serio. In questo posto e anche con un'altra abbiamo provato a fare in questo primo esperimento alcune inversioni, quindi fuori dall'università. Secondo punto, loro ci avevano già fatto notare che tutte le volte che si discuteva sulla proposta di educazione scolastica degli indios c'erano più non indios che indios, no? Quindi in questa situazione eravamo una sessantina di persone, 40 indios, 20 non indios, no? È diverso il modo come si sono svolte poi le situazioni. Il terzo elemento, di solito noi abbiamo questi modi controllati e molto regolati di usare la parola in modo rituale, no? Abbiamo consegnato a loro il controllo dell'uso della parola nel modo rituale come prevedevano loro, perché siccome c'erano 4 persone anziane, saggi di etnie diverse, quindi regole diverse, loro hanno dovuto consultarsi, mettere la precedenza a questi saggi a seconda delle loro esigenze, dopodiché scalonare gli altri giovani che dovevano parlare. Abbiamo fatto una settimana, tutti hanno parlato il tempo in cui hanno voluto, nessuno ha misurato il tempo in cui parlavano, ha funzionato tutto bene. Dico solo questo, è un altro regime di enunciazione, sono altri regimi di enunciazione. Di solito noi ci mettiamo in una circostanza in cui obblighiamo l'altro a entrare nel nostro regime, quindi non è soltanto cambiare il luogo, non è soltanto disporsi a sentire, ma il modo di parlare, no? Alcuni linguisti dicono che le lingue indigene sono molto più performative delle lingue nostre indoeuropee, quindi c'è un modo di comunicare che ci siamo noi sottoposti a questo modo, che non invece organizzare, non l'abbiamo organizzato noi stessi, no? Questo tipo di iniziativa la stiamo facendo proliferare, stiamo inventando delle nuove possibilità. Quindi, oltre a questa esperienza, adesso ne avremo un altro quando rientro in Brasile, c'è un altro seminario di questo tipo, metà indus, metà non indus. Abbiamo fatto invitare questo chiamando Davi Copenau Yanomami dal nostro Istituto di Studi Avanzati. L'Istituto di Studi Avanzati Transdisciplinare della UFMG è il più alto livello di produzione accademica che abbiamo in università, nel quale sono invitate soltanto persone come Eduardo Ribeiro di Castro, Marshall Salins, Merlin Stratton, no? Tim Ingold, Jim Leif, no? E Davi Copenau Yanomami. Per fare questo sono state 15 giorni, sotto richiesta degli IAT, ho parlato con Davi da vicino, avevo letto il suo libro. Davi Yanomami ha pubblicato un libro assieme a un antropologo francese, Lucie Albert, che li conosce da più di 30 anni. È un libro riconosciuto come essere programmaticamente qualcosa di completamente nuovo rispetto alla produzione etnografica. È considerato contemporaneamente un relato auto-etnografico, anche se scritto dall'antropologo, e un manifesto politico, perché scritto intenzionalmente per comunicare al mondo esterno. E io ho letto il libro di Davi e Cusabè, e sono stata per 15 giorni a discutere con Davi su cosa, come, in che modo avremmo potuto pensare a una sua presentazione all'UFMG. Infatti lui è stato per una settimana, è stato un successo. Davi parlava come adesso stiamo qua, c'è il sito su internet se poi avete poi la curiosità di guardare, però si è creata la possibilità di comunicazione in Italia, che alla fine lui era sorpreso e diceva: non mi era mai capitato di capire che la gente davvero mi vuole.
porta aqui. A gente lo ascoltava e faceva delle domande e interagiva con lui e davvero lo voleva capire. E un'ultima esperienza in corso, sono altre due. Abbiamo in Brasile l'obbligo per legge di insegnamento della cultura e storia indigena per tutte le scuole. Oltre ai diritti delle scuole bilingue, c'è l'obbligo di insegnare cultura e storia indigena e afro-brasiliana per tutte le scuole. Il corso di aggiornamento che facciamo all'università è fatto sempre con due docenti, un indigeno e un non indigeno. C'è sempre una coppia su tematiche specifiche, per non trattarli come dei semplici esemplari della loro. Loro scelgono su quale tema si sentono competenti per parlare e non devono essere obbligati a parlare di qualsiasi cosa con quelli, perché la dovete domanda volta sono anche un po' rispettosi, invece no, tu di cosa vai parlare, chi è il tuo partner, qual è il tema e facciamo questo tipo di incontro e di studio. E un ultimo elemento, l'università UFMG, a partire da alcune esperienze che abbiamo fatto in precedenza, adesso ha un programma che si chiama Incontri dei Saperi, in cui vengono organizzate una disciplina di 60 ore svolta ogni semestre, aperta a studenti di tutti i corsi, non è una disciplina di un singolo corso, è aperta a studenti di qualsiasi corso, alla quale vengono invitati dei conoscitori tradizionali di diversi gruppi sociali, non solo indigeni ma anche altri. No? Quindi adesso gli studenti dell'UFMG hanno la possibilità semestrale di incontrarsi con questi saggi di altre tradizioni di pensamento, di altri sistemi di conoscenza, che sono diventati docenti regolari per le attività di formazione all'università. Quindi è stata creata la possibilità di interagire con loro in continuazione, in offerte possibili per chi avrebbe voglia di partecipare. E questo è ormai un progetto istituzionale, non è più iniziato dagli insegnanti di buona volontà. Per fine, parola finale per aprire il dialogo. Una premessa per questo tipo di esperimento di riflessione è la constatazione di che se l'etnografia ha da sempre messo in discussione la posizione del ricercatore, forse quella che viene chiamata l'educazione interculturale dovrebbe iniziare a problematizzare le posizioni con le quali insistiamo a proporre percorsi di conoscenza. A mio avviso, molte proposizioni non si muovono riguardo queste premesse. Cioè, l'educazione interculturale è fissa, no? Si dà per scontato che è possibile conoscere ed è possibile conoscere con le modalità che facciamo, no? E queste modalità hanno già dimostrato di non essere sufficienti per far avanzare in una prospettiva di reciproca conoscenza. Nelle tre situazioni prima presentate c'è uno spostamento progressivo nella direzione di, come dicevo prima, promuovere posizioni più orizzontali. L'idea di simmetrizzazione può essere un'interessante provocazione, in verità c'è molto di più implicato nelle varie proposte che vi ho presentato, tanto più leggero, no? Ma ciò vorrebbe essere soltanto una buona scusa e un inizio di conversazione sui nostri modi di conoscere e farsi conoscere tra gruppi sociali diversi ed in particolare per cercare di vedere le così chiamate minoranze sotto un altro possibile. Questo è uno dei temi che forse è interessante che sia, diciamo, i siti sono europei, perché credo che questo sia uno dei temi più complessi che la scuola in questo momento si trova a affrontare in Europa riguardo alle minoranze e diciamo, a volte sono delle difficoltà che lasciano gli stessi docenti profondamente insoddisfatti, anche perché a fronte di un grandissimo lavoro c'è un successo che è molto elevato, insomma, e quindi c'è un respingersi quasi di culture completamente diverse e non si riesce a trovare una grande integrazione, anche laddove l'integrazione è più alta, quindi ho in mente esempi di Emilia Romagna, in Toscana, dove appunto i tentativi di integrazione e
di relazioni sono molto alti, per cui è un tema molto importante, molto delicato, suppongo che la gran parte di voi si trovi a affrontare, e credo che andrebbe anche questo visto un attimo, un pochino di più in una luce, in una ottica europea, anche con la capacità di scambiarsi buone pratiche che forse ci sono da qualche parte sul continente, ma che appunto poi non riusciamo mai a conoscere, no? Per cui ognuno di noi vive isolato nella sua piccola isola, che già tanto confrontarsi con gli altri docenti di uno stesso paese, perché di solito non riusciamo neanche a confrontarsi con i docenti delle altre classi, perché poi alla fine quello che ci si ritrova a fare insieme è decidere la votazione di uno piuttosto che di altri. Quindi diciamo grazie Anna, perché hai inserito un argomento di riflessione credo molto, molto interessante e molto importante. Per quanto riguarda Anna e riguarda tutte le altre persone che sono intervenute, io non ho detto niente riguardo appunto poi anche alle parti più divertenti del pomeriggio, insomma più ricreative del pomeriggio, ma quando per esempio poter dialogare con le persone che hanno parlato, che hanno presentato il loro lavoro, che hanno presentato la loro esperienza eccetera, alla fine di questo nostro convegno c'è una parte più ricreativa e dilettevole, che è quella del buffet. Abbiamo pensato non di fare una cena in un ristorante perché qualcuno di voi deve andare, altri arrivano, torna, c'è un gran movimento, ma abbiamo chiesto a uno dei ristoranti migliori di Forlì, che è l'osteria di Don Abbondio, di organizzare per noi un buffet qua. Quindi alle 7 circa, 7 o 4, quando siamo pronti, inizieremo il nostro buffet e con calma, davanti a piattini deliziosi che loro sicuramente ci hanno preparato, possiamo anche interagire tra di noi, raccontarci le cose, porci le domande, porci dei problemi eccetera, per rendere anche diciamo più intensa la parte di presentazione delle varie esperienze, non doverle tagliare, ma poi alla fine anche recuperare la parte personale, cioè quindi della curiosità personale, del volerla approfondire, del avere anche da ridire alcune cose rispetto a quelle che sono state dette. Quindi recuperiamo tutta questa parte della parte conviviale del buffet serale, va bene? Così poi dopo chi deve andare via va via, e chi invece rimane con noi a Forlì poi andrà all'hotel Masini eccetera eccetera, va bene? Allora Anna, durante il buffet sentitevi liberi di chiedere e di approfondire con Anna questi temi, e si apre invece adesso la parte delle esperienze dell'Università di Bologna. Chiedo a tutti e tre di intervenire brevemente, andando proprio un po' alla sintesi di quello che è il lavoro fatto. E come non si dovrebbe fare, partiamo dagli ospiti di casa. Quindi inizia il punto Roma per raccontare un po' quella che è l'esperienza di questo progetto e del progetto in realtà di formazione che noi abbiamo. Se vi ricordate, più volte abbiamo parlato del fatto che in realtà, scusate ma è impossibile, abbiamo parlato più volte del fatto che questo progetto di questo anno si inserisce all'interno di 15 anni di formazione nelle scuole che noi facciamo, e di questo modello che abbiamo creato qua a Forlì di formazione un po' specifica. Quindi quest'anno insieme alla formazione dei docenti c'era anche un binario della formazione direttamente con gli studenti nelle aule, e la formazione direttamente con gli studenti nelle aule, come sapete, la fanno per noi i formatori del punto Europa, che sono appunto degli studenti, scusate, della nostra università. Quindi loro stessi vi presenteranno parte del lavoro fatto. Quindi vi invito a venire voi tre. Allora, grazie e vi inizio presentandovi molto brevemente il progetto in generale, soprattutto la sua storia e i suoi risultati, dopodiché appunto i ragazzi passeranno alla parte successiva. Sostanzialmente il punto di partenza è stato quello di cercare di fornire una educazione alla cittadinanza europea attraverso la cooperazione fra università, scuola e enti locali. Questa è una richiesta da parte delle scuole di cooperazione sui temi europei che ci è arrivata sin dall'inizio del punto Europa, cioè già sin dal 1999-2000 sostanzialmente, quando appunto è nato il punto Europa,
e che ci ha portato poi, dopo i primi anni in cui le lezioni nelle scuole le faceva soprattutto la professoressa Laschi, oppure le facevo io, oppure abbiamo iniziato a coinvolgere degli studenti che stavano facendo dei tirocini al Punto Europa. Questo sistema degli studenti che facevano il tirocinio funzionava, abbiamo visto che stava funzionando e quindi abbiamo poi avviato un progetto organico che prevedeva dei formatori specializzati sull'Unione Europea che erano appunto studenti universitari già dal 2004-2005. Il primo progetto organico in questo senso fu nel 2004-2005 con un finanziamento della Fondazione dell'Asse dei Risparmi di Fondi e la collaborazione delle ARI. Sostanzialmente l'idea chiave e innovativa del progetto è il fatto che prevede che questi incontri nelle scuole vengano condotti da studenti universitari di studi internazionali ed europei e ci sono una serie di elementi positivi. Io mi trovo esattamente davanti a questi elementi positivi, il fatto che ci sia un apprendimento da entrambe le parti, da un lato gli studenti delle scuole che imparano sull'Unione Europea, dall'altro gli studenti universitari che comunque imparano ad approcciare, a insegnare, diciamo così, che è una cosa che comunque diventa un bagaglio importante per la loro formazione. L'entusiasmo, perché comunque sia, si può mettere come si vuole, ma uno studente universitario che sta studiando l'Europa e che magari si è appassionato di quel che studia ha sicuramente più entusiasmo del vecchio funzionario cinquantenne che cerca disperatamente di arrivare alla fine del mese spiegando anche come funziona l'Unione Europea, però magari insomma, non ne può neanche più, questo può succedere e quindi questo sistema dà un'idea dinamica dell'Unione Europea che probabilmente a un certo punto inizia a perdersi. Un elemento che a noi interessa molto è quello di avere un'idea positiva dell'Unione Europea ma allo stesso tempo critica, quindi non diciamo così agiografica, ma un'idea che in qualche modo cerca anche di approfondire gli elementi più critici dell'Unione Europea stessa. Questo crediamo faccia parte del ruolo dell'università. Essendo giovani sono più consapevoli dei problemi delle giovani generazioni, questo è quasi banale da dirsi, e possono rappresentare un modello positivo per gli studenti delle scuole, perché vedono ragazzi poco più grandi di loro, che conoscono cose, che sanno, che si interessano, che hanno entusiasmo per qualcosa e possono, diciamo, in qualche modo anche costituire un modello positivo. In più, facendo studi internazionali ed europei, hanno una gamma di conoscenze, diciamo così, perché non tutti